che, adesso poi lui vi spiegherà meglio, hanno composto e suoneranno dal vivo in piazza questa sera le musiche per ognuno dei film che saranno poi proiettati sulla facciata della chiesa. Heute Abend wird alle 22 Uhr, 22 Uhr oben auf dem Platz vor der Kirche werden Filme aufgeführt, die von Claudia im Museum des Kinos restauriert worden sind und zu denen Stefano Musik komponiert hat mit seinen Schülern hier während dieser Woche in Perinaldo. Und während der Aufführung wird die Musik live musiziert. Allora chiederei prima a Stefano, intanto se vuole spiegare meglio che cosa è successo questa settimana per Rinaldo e in generale che cosa significa, quali sono le difficoltà di suonare in sincronia con le immagini di un film e anche improvvisare sulle immagini. Sì, io ho avuto il film dal Museo Nazionale del Cinema grazie alla dottoressa Gianetto. Diciamo un mesetto prima, o forse qualcosa di più rispetto alla data di questa sera. Quindi ho consegnato a 5 miei allievi i film in anteprima e loro hanno lavorato a Torino sulla composizione delle immagini per il pianoforte. Nel laboratorio che facciamo qui a Perinaldo, siccome io posso attingere dalle classi degli altri strumenti, quindi violino, violoncello, contrabbasso, clarinetto, flauto, abbiamo fatto un lavoro di strumentazione della parte pianistica per piccola orchestra da camera. Also, es ist uns dargelegt worden, vor circa einem Monat sind ihm zugestellt worden die Filmausschnitte, die das Museum freigegeben hat, die bearbeitet werden dürfen. Und er hat diese Filmsequenzen 5 seiner Schüler vor einem Monat zugeteilt und zugestellt. Und diese 5 Schüler haben vor einem Monat begonnen, zu diesen Filmsequenzen Musik zu komponieren. Hier während des Festivals hat er die Möglichkeit zurückzugreifen auch auf Violinspieler und auf Violoncello-Spieler, Musiker. Und die 5 Schüler, die sich seit einem Monat mit diesen Filmsequenzen befasst haben, haben jetzt während dieser Woche hier ihre bereits vorbereiteten Kompositionen auch aufbereitet und vorbereitet für Violoncello und für Violine. Quindi io questa sera con questo ensemble, che fondamentalmente è una piccola orchestra, sono dei 4 piccoli concerti per pianoforte e orchestra, verranno diretti da me in sincrono sulle immagini. Ecco, questa è la parte più complessa, perché ovviamente, essendo tutti film della durata di una decina di minuti, riuscire a iniziare, ma soprattutto a finire a piombo con le immagini, è la cosa più complessa, perché le partiture per il pianoforte non sono così semplici, cioè prevedono parecchi cambi ritmici causati appunto dalla diversità delle immagini e quindi il gioco con i ragazzi è quello di riuscire a portare a termine un commento preciso sulla durata del film con la loro musica, Premetto che non c'è nessuna nota mia perché io ho dato questa chance, noi abbiamo dato questa chance di lavoro solo per la musica dei ragazzi. Sie werden heute Abend beiwohnen 5 kleinen Minikonzerten. Also wie gesagt, jeder dieser Schüler führt zu einem Film seine Musik auf. Jeder Film dauert mehr oder weniger 10 Minuten. Jeder Schüler hat zur Verfügung, wie vorhin ausführte, ein kleines Mini-Orchester, also mit Violine, Violoncello. Und Herr Marcagno führte aus, die Schwierigkeit der Aufgabe besteht darin, dass in den Kompositionen extrem viele Rhythmus- und Taktwechsel sind, weil es natürlich an die Geschwindigkeit des Films angepasst ist, an das Geschehen des Filmes. Und die Aufgabe hatten, für diese Sequenzen etwa 10 Minuten eine Komposition zu erstellen, sind eben auch vor der Aufgabe, sehen sich vor der Aufgabe, dass exakt die Botschaft des Filmes durch die Musik dargestellt werden muss und eben auch in dem genau richtigen Zeitraum beendet sein muss. Invece, parlando del Museo Nazionale del Cinema, è uno dei due musei
più frequentati, più importanti di Torino. Si trova nell'edificio simbolo che è la Mole Antonelliana, però ha una, diciamo, un ruolo importantissimo per la conservazione e la tutela. E chiederei a Claudio Gianetto magari di illustrare, per incominciare, cosa, perché è importante il Museo Pulcinella. Come vi diceva Andrea, non so se vuoi tradurre prima, Il Museo di Torino, che è membro della Federazione Internazionale degli Archivi della FIAF, raccoglie in realtà collezioni molto diverse, dal precinema, quindi apparecchiature del 400, del 500, del 600, fino alle pellicole. Le pellicole che noi conserviamo, circa 26.000 copie, in qualche modo restituiscono tutta la storia del cinema, quindi la storia del cinema nazionale e internazionale. All'interno di questa collezione, il nucleo più prezioso, e ne avrete, come dire, un assaggio questa sera grazie al loro lavoro, è proprio quello che noi conserviamo del cinema muto torinese, realizzato a Torino in quella che è l'epoca d'oro del nostro cinema, quindi sostanzialmente negli anni 10. Also das Museum in Turin ist, wie ich vorhin ausführte, das Museum für die Aufbewahrung von Kinofilmen. Es zeigt nicht nur Kinofilme, es hat etwa einen Fundus von über 26.000 Filmkopien, sondern es zeigt auch die ersten Gerätschaften, Ausrüstungen, Apparate zur Geschichte des Kinos und ist mit dieser Sammlung sicher einzigartig in Italien. Das, was besonders wertvoll ist, worauf hingewiesen wird, ist dieser Kern der Filme, der Stummfilme. Es gab Anfang des 19. Jahrhunderts in Turin eine große Produktion und eine Blütezeit des Stummfilms. Es wurden in Turin Stummfilme produziert und da hat das Museum in Turin eben diesen großen Fundus zur Verfügung. Und wir werden aus diesem Fundus heute 5 kleine Filme sehen. Ecco, in particolare negli ultimi 20 anni, quindi dall'inizio degli anni 90, il museo ha scelto, come alcune altre istituzioni nel mondo, di investire una grande quantità di risorse, non soltanto appunto nella conservazione delle pellicole, ma nel restauro inteso proprio come ricostruzione del film a partire da tutti i materiali d'epoca disponibili. E uno degli aspetti di questo lavoro, il più importante, e che abbiamo occasione di fare con festival specializzati e poi in alcune occasioni straordinarie, come questa opportunità che ci viene dal Festival di Perinaldo, di presentarvi qui il nostro lavoro e quindi di presentarlo anche ad un pubblico che avremmo raggiunto con difficoltà, è quello di valorizzare, di permettere a questi film di essere visti nel miglior modo possibile, anche in quello che più li avvicina al modo in cui il pubblico, ed erano film indirizzati ad un grande pubblico, erano film spettacolari e popolari, e quindi dimostrarli con un accompagnamento musicale dal vivo. Prima Andrea vi ha detto che Stefano Maccagno è il pianista ufficiale del museo, lui collabora con noi alla valorizzazione, alla restituzione di queste opere da più di 15 anni e quindi spesso ci ritroviamo insieme, ecco perché ci sono occasioni particolarmente belle come queste.